E comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore. Torino, Magneto, Sidre, Limone, ale, ale, mamma mia, questo è Napoli che a me piace vedere. Ah, finalmente, tre limone bel zucuso zucuso con tutta la scorza. Questo è Napoli che a me piace. Ecco la mia critica, perché io le critiche quando le faccio su Napoli, non le faccio perché il Napoli quando perde non è mio, no, assolutamente, perché il Napoli è mio più quando perde, però io mi arrabbio perché il Napoli comunque ha giocato, parlo della Champions, comunque ha giocato e non abbiamo tratto conclusione. Oggi, specialmente il primo tempo, i primi 30 minuti, io ho visto un Napoli spettacolare, passaggi bellissimi e con la conclusione, bello, ah, mi sono proprio divertito. Questo è Napoli che io voglio vedere. Mi sono consolato, mi sono proprio consolato questo Napoli. Cazzimma sotto la porta, cazzimma, madre, questa è la cazzimma che dobbiamo tenere sotto la porta. Questa è la cazzimma. Ah, finalmente 3-1 a Torino. Non era facile. Ieri sono stato a cena, c'erano due amici miei rubentini e quindi ho detto mettiamo una scommessa che Napoli domani andrà a vincere. Infatti io gli avevo detto 2-1, è stato pure 3 e sta partita qua poteva finire pure 4 e pure 5, non voglio esagerare, per quello che abbiamo creato. È sotto porta con Verdi prima di fare il gol. Segna due bellissimi gol, Insigne, bella prestazione. Quando c'è da dare, fare i complimenti a Insigne, alziamo le mani perché effettivamente oggi, ma poi il suo nuovo ruolo dietro la punta lo vedo che rende molto di più da esterno, molto di più. Il suo ruolo che Insigne adesso sta facendo dietro la punta lo vedo più cazzuto, più determinato, e questo è molto importante perché Ancelotti l'ha visto bene che là dietro rende di più. Sulle fasce esternamente sì, era bravo a fare gli assist e tutto, però si perdeva molto. Mo dietro le punte con questo 4-2-3-1 dietro le punte proprio buona prestazione, bel gol di Verdi. Bella prestazione di Luperto, anche se ha causato il calcio di rigore. Vabbè, l'inesperienza ci sta l'inesperienza. Poi dopo comunque si è fatto perdonare con quell'entrata su Zaza, che là, se non interveniva Luperto, là era il gol di Zaza. Poi alla fine questa partita, raga, noi abbiamo giocato per 30-35 minuti, calcio spettacolo e gol. Primo tempo, poi dopo ci siamo un po' abbassati, giusto che sia perché abbiamo giocato in Champions, non vuoi, anche Ancelotti ha detto non ci stanchiamo, è giusto che sia, ci siamo abbassati, e come ci siamo abbassati, sapete, col Torino abbiamo dato più possibilità di gioco, invece prima quando pressavamo non davamo spazio di gioco al Torino e quindi non riusciva a fare gioco. Quando ci siamo abbassati ovviamente è uscito anche il Torino fuori, perché alla fine giocano sempre due squadre, non gioca solo il Napoli. Il secondo tempo, un quarto d'ora, il Torino è entrato come era uscito nel primo tempo e poi dopo il gol che ha fatto di nuovo Insigne, si è stordito di nuovo il Torino. Il Napoli 3 limone zucus con tutta la scorza. Io, questa è magia, vedete, non stanno azzeccando, vedete, questa è magia, vedete, eccoli qua, vedete, questa è magia, il limone con tutta la scorza.
Grande Napoli, ma questo è Napoli che a me mi piace. Mi ha fatto arrecriare oggi. Questo è Napoli che a me mi piace. Bello, soddisfatto di questo Napoli oggi. Mercoledì ci sarà Napoli-Parma e quindi ci toccherà. Non è facile lo stesso, perché ogni partita è una storia a sé, vedete? Ieri l'Inter meritatamente ha vinto contro la Samp là a Genova, 1-0. Ma lasciamo stare nel minuto di recupero, comunque sono stati annullati due gol, giustamente da annullare, però comunque ha giocato l'Inter e ha meritato la vittoria. E noi abbiamo perso 3-0. Ogni partita è una storia a sé, come ovviamente l'Inter quando ha giocato con il Torino vinceva 2-0, poi si è fatto recuperare in casa sua a Milano. Quindi ogni partita è una storia a sé. Quindi solo chi ha giocato a calcio, chi ci ha giocato e chi ci ha subito pure a questi fatti psicologici riesce a capire, sia nel calcio, calcetto, dappertutto. Mai sottovalutare l'avversario. Grande Napoli, grande, grande, sono soddisfatto, ve l'ho detto. Oggi sto Napoli mi ha fatto papà ragria. Ah, finalmente! Chissà, così, agazzim, vagatuan, agazzim. Forza Napoli, forza Napoli. Vi stavo dicendo, mercoledì Napoli giocherà col Parma a San Paolo, la Juve giocherà a Bologna in casa e sabato ci sarà il grande, e dico grande, big match di Juve-Napoli. Mamma mia. Spero che sia una bella partita di calcio e non sempre di polemica, vi sono sincero, perché basta con queste polemiche. Cerchiamo di guardare una bella partita di calcio. E allora, uno può commentare, non sempre fare polemiche sull'arbitraggio, cioè. Voglio guardare una bella partita di calcio sabato. Voglio guardare, non voglio fare polemica sugli arbitraggi. Spero di guardare una bella partita. Mi sono spiegato, voglio. Forza Napoli, ragazzim, che sia ragazzim, questa è la ragazzim. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli, mocco limone ai torinesi, mocco. Voglio, lasciate un like, iscrivetevi al canale per chi non è iscritto, se non vi volete iscrivere, ma io da chi lo vuoi, scherzo. Se non vi volete iscrivere non va niente, però è importante lasciare il like. Il like oppure un commento di cosa ne pensate. Io oggi ho visto un grandissimo Napoli con la cazzimma che effettivamente ci deve essere sotto la porta. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli e moccoli mo. Bobbo. Ciao, voglio forza Napoli. Sempre e comunque forza Napoli. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.